Palazzo Altieri domina il lato nord del borgo di Oriolo Romano, ma la sua storia nasce nel 500 con i Santa Croce che firmano una sorta di patto con gli abitanti del borgo per costruire una residenza che verrà ampliata poi nel 600 quando qui si insedieranno gli Altieri, finché nel 1970 questo palazzo non diventa pubblico. Nel 1670, quando Emilio Altieri viene eletto papa col nome di Clemente X, la famiglia Altieri rischia di scomparire, non ci sono più eredi maschi. Il pontefice allora adotta il cardinal Paluzzo Paluzzi degli Albertoni e tutta la sua famiglia, compreso il figlio Gaspare, che sposerà Laura Caterina Altieri, l'ultima erede naturale, e in questo modo il pontefice garantirà un futuro alla sua famiglia, i cui membri tra 6 e 700 sono ritratti all'interno di questo palazzo. La sala da pranzo del palazzo è uno degli ambienti più preziosi, soprattutto per le decorazioni che, essendo state realizzate nella seconda metà del Settecento, dopo la scoperta di Pompei, sono ispirate a quell'immaginario antico, soprattutto per quanto riguarda le grottesche che salgono a stucco romano delicatissimo sulle pareti ed incorniciano immagini di diverso genere. Ci sono allegorie dei quattro continenti o delle statue di Putin che armeggiano con simboli delle quattro stagioni, ma forse le scene più singolari sono i paesaggi dedicati ai feudi degli Altieri, in particolare due scene notturne in cui riusciamo a riconoscere delle macchine barocche dove con delle candele vengono illuminate piazze di borghi, incluso Oriolo Romano, attraversate da cortei in festa. Forse fu proprio un'idea del cardinal Paluzzo quella di dedicare una lunga galleria del palazzo a tutti i pontefici della Chiesa, a partire da San Pietro, e lungo una storia che vede celebrare tutte le famiglie nobili italiane, fin quando, con l'elezione di Papa Giovanni Paolo II, questa tradizione si interrompe e i pontefici non devono vantare un'origine nobile. Una lunga cavalcata attraverso la storia, la religione, ma soprattutto una grande tradizione culturale concentrata qui a Oriolo Romano.